Poi però sono molto affezionato anche perché quello fu formativo, quello il racconto di Borsellino, che riuscì intervenendo a sedare un inizio di rivolta in un carcere dal quale ci ritrovammo per caso, perché stavamo facendo un interrogatorio di un mafioso, improvvisamente il baccano ci attirò da un'altra ala del carcere dove c'era appunto un detenuto marocchino, mi pare, che si era ribellato agli agenti della polizia penitenziaria e che minacciava di colpirli con uno sgabello di ferro che quasi l'ha possessato, e che Borsellino, con straordinario, diciamo, coraggio anche fisico, perché si espose andando lui incontro a quel detenuto, e con semplicità però quasi lo colse di sorpresa, riuscì soltanto con le parole, con un'improvvisa attenzione nei confronti dell'uomo, a vincere la rabbia che in quel momento, per presunte ingiustizie patite, quel detenuto voleva far valere, e finì tra gli sguardi esterrefatti degli agenti della polizia penitenziaria, anche miei, che stavamo lì a guardare, con Paolo Borsellino che si prese alla fine sotto braccio il detenuto e lo riportò in cella, riuscendo a ottenere anche appunto la sua confidenza e i suoi sfoghi. E che poi la semplicità dell'uomo viene fuori anche nel commento, quando io alla fine dell'incontro gli chiesi come mai gli fosse venuto in mente di esporsi in questo modo, rischiando di prendersi come minimo un colpo di sgabello sul capo. E Paolo Borsellino se ne uscì dicendo: io il procuratore sono, visto che in Sicilia il procuratore sogna, io il procuratore sono, e questo mi toccava fare. Il senso, cioè, del dovere, il senso delle istituzioni, anche nelle piccole o nelle grandi cose, dicevo, come quando io subì la mia prima minaccia, dal quale poi conseguì l'assegnazione di una scorta, nel lontano ormai 90, quindi sono 20 anni fa, più di 20 anni fa, mi viene assegnata la scorta, e quando Paolo Borsellino, il commento di Paolo Borsellino fu da un lato di rammarico nei miei confronti, perché il suo commento fu: beh, forse è iniziato un po' troppo presto, io almeno la scorta mi venne affidata un po' più avanti, mi sono potuto godere qualche anno di libertà in più rispetto a te. Io E poi la considerazione più significativa è che però mi disse: ma io non soltanto sono rammaricato per te, per il fatto che dovrai da questo momento in poi convivere con una scorta, con tutte le limitazioni, eccetera, che la scorta comporta, ma sono soprattutto arrabbiato, sono un'altra espressione più colorita, e sono arrabbiato perché vuol dire che io non sono stato abbastanza bravo come, ed efficiente come capo ufficio. Gli chiesi: scusa, perché? Che vuoi dire? E lui replicò dicendo: beh, se la mafia, per fermare questa indagine, o comunque per cercare di ostacolarla in qualche modo, ha pensato di minacciare direttamente te, oltre a me, vuol dire che io non sono un buon capo, perché il buon capo ufficio è quello che funge da scudo protettivo, da ombrello per i suoi sostituti, per i suoi collaboratori. Questo era, diciamo, un modo generoso dell'uomo, ma direi che del magistrato. Era generosità d'animo, ma anche era una concezione, diciamo, di generosità istituzionale, cioè l'uomo delle istituzioni che così
profondamente immerso nel suo ruolo, che ritiene una sua inadeguatezza, ritiene un dovere quello di intervenire anche quando non gli compete, in riferimento al detenuto marocchino, ma per il solo fatto di trovarsi lì, sono il procuratore a cui intervengo, e nel contempo che ritiene implicito questo suo ruolo, diciamo, protettivo nei confronti di chi lo circonda. E insomma mi pare che di questi tempi in cui le istituzioni vengono utilizzate esclusivamente per tutelare gli interessi personali e privati, ogni tanto una ventata, diciamo, fresca che ci rinfreschi le idee, ci ricordi come dovrebbe essere un uomo delle istituzioni, qualunque istituzione essa sia, che ha detto, deve essere un magistrato, forse anche un presidente del consiglio dovrebbe esprimere, diciamo, analoghe virtù istituzionali, attaccamento alle istituzioni, rispetto nei confronti degli altri uomini delle istituzioni, ci può, diciamo, servire per ricordarci come potrebbe essere diversa l'Italia se uomini come Falcone e Borsellino magari fossero ancora vivi o rivestissero oggi ruoli, diciamo, più importanti e di spicco. E come forse vero è che c'è una parte importante dell'Italia dentro e fuori le istituzioni, di cui ovviamente lo percepisco dal vostro calore, dalla vostra attenzione, voi siete una parte, nonostante ci sia questa parte appunto dell'Italia che a questi valori tiene, a questi uomini, a queste storie di uomini guarda come modelli di riferimento, c'è tutta un'altra parte dell'Italia che è quella che ha più potere e rappresentanza oggi, che invece si informa a ben altri modelli di comportamento, a ben altri punti di riferimento, infatti, non per essere ripetitivo, sono gli stessi che poi citano e ripetono Vittorio Mangano come loro eroi di riferimento anziché Falcone e Borsellino. E questo però è importante ogni tanto, ecco perché è bene spegnere la televisione, scusi, ma diciamo gli operatori televisivi che presenti, ma naturalmente poi non tutte le televisioni, vale, non tutti gli operatori televisivi, ma purtroppo per quelli che, per quelle salotti televisivi o quel modo di intervenire, di orientare l'opinione pubblica, sì, vale, come, purtroppo la televisione spesso ha questo effetto di anestetizzarci, di darci l'illusione di vivere una sorta di presente televisivo continuo, e non ci consente né di riflettere adeguatamente sul passato, sulla nostra storia, sulle nostre origini, dove veniamo, tantomeno ci aiuta quindi a progettare, diciamo, un futuro diverso e magari migliore del nostro presente, questo appunto eterno presente televisivo. E ci deve aiutare anche a guardare fuori, anche fuori ai confini nazionali, un panorama talvolta desolante che ci circonda, noi dobbiamo contrastare acquisendo sempre maggiore spirito critico. Lo spirito critico si aiuta anche documentandosi su quello che è avvenuto in Italia, da dove veniamo, e quello che avviene fuori. Perché poc'anzi si faceva riferimento anche appunto alla necessità di rispetto, e credo che sia importante anche appunto il rispetto all'interno del circuito istituzionale. Io credo, guardando anche fuori dall'Italia, che sia un bene
vedere quello che succede in altre parti del mondo. Il presidente Olmert, ex presidente, capo del governo israeliano, qualche tempo fa, venne investito da uno scandalo politico-giudiziario del quale venne indagato. Il presidente Olmert andò in televisione, si dichiarò innocente e quindi disse di essere a suo parere vittima di un errore giudiziario, però disse anche due cose nello stesso momento in cui si protestava innocente. Primo, io non voglio coinvolgere nelle mie vicende giudiziarie le istituzioni che rappresento e quindi mi dimetto dalla carica che rivesto. Secondo, sono innocente e vittima di un errore giudiziario, però nel contempo, da cittadino israeliano, sono orgoglioso di una magistratura che, ritenendo di applicare la legge, non guarda in faccia il cittadino sottoposto alla legge e quindi non ha nessuna remora del mettere eventualmente sotto indagine anche il suo presidente del Consiglio. Questo succede, diciamo, in altri paesi. Io non dico che debba succedere questo in Italia. Non sto dicendo che debba succedere questo in Italia. Dico soltanto che esistono vari modelli comportamentali. Proviamo a guardarci intorno e poi esercitare il nostro spirito critico per renderci conto se davvero quello che succede in Italia è normale ed è l'unica, diciamo, soluzione possibile, una cosa normale, come si tende appunto sempre accendendo con la televisione, nella tenere spenta ogni sera vi viene propinato. E comunque, diciamo, ho parlato d'altro rispetto al mio libro, insomma, inevitabilmente qualche incursione nell'attualità si fa. Tornando al libro, però, le due cose in realtà non si scindono. Il libro è un racconto di questo, è anche un racconto di una storia, diciamo, difficile. Una storia difficile la cui difficoltà ho cercato anche di esprimere nel titolo. Il titolo del libro, Nel labirinto degli dèi, vuole fare anche questo titolo, forse apparentemente un po' enigmatico può sembrare, ma ho voluto proprio dare il senso di questa difficoltà. Innanzitutto l'idea appunto del labirinto. L'idea del labirinto è connessa contiene due allusioni. Una è relativa alla mafia. La mafia è una realtà complessa, sfuggente, non sempre chiara da inquadrare, appunto enigmatica, labirintica, come si suol dire. Non è facile distinguere il mafioso, non c'era scritto in fronte il mafioso soprattutto.